consigliera poi Lucci, voglio rimarcarla perché evidentemente la maggioranza sta vivendo un momento di difficoltà che è emersa in un'occasione pubblica. Ieri sera abbiamo visto effettivamente una pagina brutta dal punto di vista politico, è mancato il rispetto nei confronti prima di tutto dei cittadini, ma anche del Consiglio Comunale come istituzione e anche della conferenza dei capigruppo sempre come istituzione che è propedeutica allo sviluppo poi del Consiglio Comunale. Perché ieri abbiamo assistito a un cambio delle carte durante il gioco, perché abbiamo stabilito poche ore prima, perché non ci siamo visti una settimana prima, 3 giorni prima, ci siamo visti 4-5 ore prima per stabilire di che cosa parlare, in quale ordine e come, ed è stato con un vero e proprio colpo di mano modificato l'ordine del giorno a piacimento, a convenienza dello schieramento di maggioranza. Ora, questo a mio parere è stato un gesto di un'arroganza inaudita e ingiustificabile, che però denota una forte debolezza a mio parere, perché quella di ieri secondo loro è stata una, come dire, una trovata geniale, forse dal punto di vista della regia, del gioco politico lo è stato, quello di Avonino Renato, come hanno colto la palla al balzo, sono stati bellissimi, visto che noi l'abbiamo fatto prima, loro si sono voluti mettere sul nostro stesso solco, quindi ha colto a pretesto questa nostra uscita, però in realtà non è stata una grossa trovata, è apparsa secondo me anche dei cittadini più una fuga, perché guarda caso sono usciti dopo che abbiamo finito di parlare di reali sciocchezze, perché la cosa dei defibrillatori, l'ho anche detto durante l'intervento, era veramente una roba assolutamente scontata, perché era prima di tutto una discussione, non si sa bene su quale base, l'argomento di 3 defibrillatori che sono previsti da normative ben superiori a quella che può essere un'iniziativa comunale sul territorio è stata affrontata in consiglio comunale. Poi abbiamo parlato del verde pubblico, abbiamo sentito le istituzioni del sindaco, poi quando si doveva parlare della mozione Tares che doveva essere di stratagemma per Imperia nei confronti di questi tributi assurdi che sono arrivati ai cittadini imperiesi, se ne sono andati. Quindi cioè, questa è stata la cosa, sinceramente i cittadini sono venuti lì alle 6, alle 7 per sentir parlare di quello, non certo del verde pubblico, infatti molti se ne sono andati, quindi ribadisco totale mancanza di rispetto nei confronti prima di tutto dei cittadini e poi dei consiglieri, noi e di chi perde del tempo sottraendo al proprio lavoro per venire qui a stabilire e ad adattarsi giustamente alle regole della democrazia che abbiamo deciso di in qualche modo di rispettare.